La primavera è arrivata, la natura si risveglia e anche i fiori hanno iniziato ad aprire le corolle donandoci i loro colori meravigliosi. Eccoci in un vero tripudio di colori, tra splendidi fiori di tanti tipi, viole, margherite, bulbi da fiori e bellissime rose. Ma cosa bisogna fare subito dopo la piantumazione dei nostri fiori? Subito dopo la messa a dimora delle piantine converrebbe partire con una concimazione magari liquida, abbinata all'acqua di irrigazione, tanto per aiutare, diciamo, a superare questa fase di stress della pianta e a farla attecchire al meglio, insomma. Quali sono gli attrezzi che non devono mancare per queste operazioni? Allora, diciamo che gli attrezzi che non devono mai mancare al giardiniere sono il classico piantatoio che, diciamo, serve appunto per fare il buco dove inserire la piantina, le classiche palette più che rastrello per estirpare le prime erbacce, diciamo, che possono nascere nelle aiuole.